Sottoscrittori del progetto Emergenza Freddo, Città di Biella, Consorzio Iris, CISABO, Caritas Diocesana, Biella, ATS Accoglie Plurale, Croce Rossa Italiana, Sezione di Biella, Centro Territoriale per il Volontariato, ASL Biella, Gruppi di Volontariato Vincenziano, ACLI Biella, Associazione Papa Giovanni XXIII di Biella, Associazione La Rete, Associazione Tunca, Associazione No Mafie Biella. Progetto realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Già a dicembre 2022 era stato molto chiaro: i 10 posti in più, oltre al dormitorio, sufficienti nel 2020 e nel 2021, non bastano. Se la realizzazione di oltre 50 progetti di Housing First tra il 2019 e il 2022 aveva tolto persone dalla strada, le criticità del sistema accoglienza si sono riversate di fatto sulla marginalità. Già l'anno scorso i 10 posti organizzati in fase di avvio a febbraio sono diventati 30 posti in più oltre al dormitorio. Il 20 novembre 2023 è partita la 12ª edizione. 10 posti ipotizzati, più di 20 persone censite fuori, il dormitorio al completo. E così non ci sono state alternative. La rete di partenariato pubblico-privato ha deciso di ampliare da subito il potenziamento della pronta accoglienza, aggiungendo a 10 posti di base altri 12 posti grazie alla collaborazione operativa e tempestiva tra Cooperativa Maria Cecilia, Cooperativa Anteo, Caritas e Associazione La Rete. Il coordinamento del progetto Emergenza Freddo in capo al comune di Biella, divenuto dal 1 novembre capofila del sistema marginalità, ovvero quel sistema che include dormitorio, sportello senza fisso dimora, accoglienze temporanee, prima casa, sportello casa e che da oltre 10 anni è realizzato nel Biellese in stretta collaborazione con il terzo settore.